Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi parlerò delle letture del mese di luglio. Sono tante perché ho letto 12 libri. In più vi devo parlare di due libri che ho letto in realtà a giugno, ma che appunto non ve ne ho potuto parlare perché uscivano a luglio e quindi niente. In totale vi devo parlare di 14 libri. Quindi dividerò questo video in due parti. Questa è la prima parte. Come sempre, giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostrerò in questo video. Sono link affiliati ad Amazon o IBS Feltrinelli. Questo vuol dire che in caso di un vostro acquisto tramite uno di questi link, per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, mentre io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà ad andare avanti con il canale. Detto questo, il primo libro di cui voglio parlarvi è Cuore di Ferro, Body Cuore di Ferro di Azzurra Pasquali. Questo libro ve ne avevo un po' accennato nel video del recap di metà anno che vi lascio tra le schede. Al tempo non potevo appunto parlarvi di niente perché non era ancora uscito, c'era stata solamente la rivelazione della copertina, quindi non potevo parlarvi di questo libro. Allora, questo libro è un sci-fi distopico ed è il primo libro di una dilogia. Ci troviamo in un futuro non troppo lontano, dove l'umanità è stata costretta a isolarsi all'interno del body, che è una struttura enorme, una residenza mobile enorme a forma di corpo umano. La vita all'esterno è troppo rischiosa e quindi appunto l'umanità, quello che resta dell'umanità è dentro a questo body. All'interno però del body la vita diventa sempre più difficile e il governo richiede sempre più sacrifici da parte appunto delle persone per il bene comune. Non sono concesse delle libertà, appena qualcuno sbaglia viene appunto ucciso. E quindi vivono in questo terrore, con questo governo totalitario. Nonostante appunto ai piani alti del body il governo stia cercando di far funzionare tutto, avvengono però delle strane esplosioni che appunto minano la stabilità del body e in più l'intelligenza artificiale che comanda il body inizia a mandare dei messaggi ambigui. In tutto questo noi seguiamo Nick, Inara e Ari. Sono tre persone con tre compiti totalmente diversi perché appunto Ari è una sinapsi, Nick è un mecca, un ex mecca e poi abbiamo Inara che invece è una specialista e i tre sfidano appunto i limiti imposti a loro imposti per cercare di far sopravvivere l'umanità. Allora, il libro è scritto in terza persona e seguiamo punti di vista appunto di questi tre personaggi, molto diversi tra loro, ma che hanno un ruolo fondamentale tutti e tre. Sono dei personaggi ben costruiti e io li ho amati tutti e tre, non sono riuscita a trovare un mio preferito tra di loro. Devo dire però che anche i personaggi secondari mi sono piaciuti molto perché, anche se appunto non sono i nostri protagonisti, sono in ogni caso ben caratterizzati. A me è piaciuto moltissimo Desan, che potrebbe essere nel secondo libro, potrebbe diventare il mio preferito nel secondo libro. Quindi abbiamo una buonissima costruzione di tutti i personaggi e non solo di quelli principali. Di solito, spesso purtroppo magari troviamo dei personaggi ben caratterizzati e ben sfaccettati, dei protagonisti appunto costruiti benissimo, poi personaggi secondari buttati un po' lì a caso, questo invece non è il caso. Azzurra è stata molto molto brava a caratterizzare tutti questi personaggi. Altra cosa che mi è piaciuta moltissimo e che secondo me ha reso questa lettura molto interessante e anche molto originale è il world building che ha creato l'autrice, perché appunto ci troviamo all'interno di questa grandissima struttura che è a forma di un corpo umano gigante che viene comandato e che funziona esattamente come un corpo umano, anche
anche se con parti appunto meccaniche. E quindi spessissimo mi è sembrato di guardare una puntata di Siamo fatti così del corpo umano, perché appunto si parla proprio di arterie, sinapsi, cioè abbiamo proprio una struttura, anche se meccanica, costruita esattamente come un corpo umano, e questo a me è piaciuto moltissimo. Descritto molto bene, ma descrizioni mai noiose, proprio si riesce a immaginare benissimo questo mondo. La scrittura dell'autrice poi è molto scorrevole, chiara, senza tanti fronzoli, quindi questo permette di leggere molto velocemente il libro. Ci sono poi abbastanza colpi di scena, soprattutto nel finale, che ovviamente è un finale aperto, è un finale con un colpo di scena bello grosso, perché appunto ci sarà poi il secondo libro. Quindi se cercate un distopico un po' diverso, originale, scritto da un'autrice italiana, un libro magari poco conosciuto, questo sicuramente ve lo consiglio, perché a me è piaciuto molto e comunque anche le recensioni che ho letto sono positive. Altra collaborazione fatta il mese scorso, a giugno, non a luglio, è Figli di Madre Terra. Allora, io l'autrice mi ha mandato la vecchia edizione, la nuova edizione, vi metto la copertina, ha una copertina più bella, devo dire, quindi ho letto questo libro in cartaceo, che rimane appunto come l'altro, semplicemente cambia la copertina. Qua abbiamo come personaggi principali quattro ragazzi che vivono le tipiche tensioni della loro età e si ritrovano esasperati dalla società che li circonda. Loro non si trovano in linea con la società. Hanno la testa tra le nuvole, sono dei sognatori, degli artisti, e la società in cui vivono è una società opprimente, in cui che dà spazio solamente alle cose pratiche, le cose tangibili, le cose reali. Non è permesso sognare, è vietato stare con la testa tra le nuvole e perdersi nei pensieri, è vietato qualsiasi forma, qualsiasi espressione artistica. Questi ragazzi iniziano a sentire delle voci. Queste voci si scopre poi che appunto sono le voci, è la voce di Gea, la madre terra, e questi ragazzi iniziano a intraprendono un viaggio per salvare appunto la terra. È un romanzo, devo ammettere, particolare, e per la sua particolarità sicuramente non è un romanzo adatto a tutti. È un romanzo che ha pochi dialoghi, ma a me è piaciuto. È un romanzo che comunque è scorrevole e non è noioso o pesante. Sicuramente la protagonista della storia è Gea, anche se seguiamo appunto le vicende di questi quattro ragazzi, David, Simon, Amber e Elizabeth. Sicuramente la protagonista è la madre terra. Si capisce, proprio è un'esaltazione di lei, si capisce anche dalle descrizioni meravigliose delle varie città che questi ragazzi visitano, e sono delle città bellissime, ovviamente immaginari, di mondi immaginari fantastiche, proprio l'autrice riesce a catapultarti all'interno di queste città. È un libro che a me è piaciuto e che sicuramente fa riflettere su quanto l'essere umano si sia staccato dalla terra, si sia appunto proprio scollegato dalla terra, dalla natura, e quindi insomma fa riflettere molto su questa cosa. Passando invece ai libri che ho proprio letto nel mese di luglio, voglio intanto partire da un'altra collaborazione che ho fatto con il mio autore preferito, che è Alexander Ackerman, che gentilmente mi ha omaggiato della copia del suo nuovo libro. È una nuova trilogia, questo è il primo capitolo, La fame della terra. Si tratta di una trilogia high fantasy con un po' di romance. Allora, intanto volevo aprire una piccola parentesi sul lato estetico di questo libro, ma non solo di questo, anche dei body, cuore di ferro, che ve ne ho parlato prima, sono dei libri
veramente molto molto curati. All'interno abbiamo appunto una cura nel dettaglio anche non solo appunto dell'esterno ma anche dell'interno. Abbiamo delle pagine con vari colori, abbiamo delle illustrazioni varie, se ne trovo una ve la faccio vedere. Abbiamo varie illustrazioni, insomma è un libro curatissimo. Questo per dirvi, a volte sento le persone che si lamentano per quanto riguarda i prezzi dei libri degli autori emergenti. Questo libro ad esempio costa 15 euro, ha 452 pagine ed è curatissimo. Quando magari si va a prendere un altro libro, ne prendo uno a caso qua che ho sotto mano, questo costa 16 euro, quindi un euro in più, una copertina sì molto bello, però poi all'interno il libro normale, cioè c'è poca cura nei dettagli. Detto questo, allora partiamo da questo libro che mi è piaciuto moltissimo. È un libro molto diverso dalla saga con cui appunto ho conosciuto quest'autore, è una saga che ho amato e che rimane comunque la mia preferita, però anche questo mi è piaciuto tantissimo. Voglio appunto leggervi direttamente la trama. Mostro, animale, bestia. Queste erano le parole che Ray si era sentita ripetere per tutta la vita. In lei scorre una magia antica quanto il regno degli dèi, la magia del sangue. L'unica a non subire l'effetto del flagello che sta distruggendo l'equilibrio della Terra. In un mondo dove il pianeta stesso è cacciatore, Ray si ritroverà avvolta nelle spire di un dio creduto morto da tempo. Silta. Dio della carne, che 500 anni prima ha sancito un fato funesto per i mortali, distruggendo la pace e giocando con l'animo umano. Una foresta avvelena la mente, promettendo un potere che porta alla follia. Un sentiero di erba rossa ricoperto sansisce una via invisibile agli occhi. I viandanti di morte stanno ricominciando a varcare i confini dell'oltretomba. L'ombra di una guerra si staglia sulle cinque corti del regno e Rei, figlia di Re Yun, sovrano della corte di Mor, dovrà far suo ogni insegnamento possibile appreso all'Accademia di Nardgal per tentare di riportare la luce tra le tenebre che hanno coperto il sole di un futuro che si prospetta dilaniato da carne e sangue. Quindi questa è la trama. Il mondo che ha creato Alexander per questo libro mi è piaciuto tantissimo, è super immersivo, è un mondo particolarissimo, molto originale, pensato molto molto bene. Già il fatto, e anche il sistema magico mi è piaciuto moltissimo, già il fatto che la Terra caccia come se fosse proprio appunto un cacciatore le persone, gli animali, già questo è una cosa particolare. Le descrizioni sono molto belle. Abbiamo per esempio la descrizione di una città sotto il mare, che è veramente una descrizione che dura pochissimo, non sono pagine e pagine di descrizioni, eppure l'ho proprio vista, l'ho immaginata molto bene, quindi sicuramente una cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo libro è proprio il mondo magico creato, il world building creato dall'autore, veramente molto molto bello. Poi come sempre abbiamo anche una cura nei personaggi, nella psicologia dei personaggi, personaggi molto sfaccettati, molto diversi tra loro, ben curati. Abbiamo molti personaggi, ma nonostante questo è veramente impossibile confonderli perché c'è una cura al dettaglio che li rende tutti molto particolari. Inoltre, un'altra caratteristica di quest'autore che a me piace sempre molto, oltre alla sua scrittura che per me è una garanzia, sono i dialoghi. I dialoghi che riesce a creare l'autore sono sempre dinamici, frizzanti, divertenti, sono dei dialoghi che non annoiano e che veramente rendono la lettura divertente, nonostante di solito ci sia sempre un po' di dark nei suoi libri e quindi magari abbiamo delle scene anche un po' cruente, però con questi dialoghi riesce sempre a smorzare un po' la cosa e renderla magari meno pesante. In questo libro ci si chiede, almeno io mi sono chiesta sempre chi è il vero nemico, perché c'è un po' una cosa di ambigua, non si capisce bene, il lettore è un po' confuso a volte, perché
Alexander riesce a giocare bene anche su alcune cose, quindi ti fa sembrare delle cose che però non sono. Quindi una lettura interessantissima che mi ha portato a leggerlo molto velocemente, senza annoiarmi appunto con questa cosa di chiedermi perché, cosa, chi. Per arrivare poi a un finale che non vi dico, però avevo letto qualche recensione in quella e tutti parlavano di questo finale assurdo, con un colpo di scena pazzesco e io durante la lettura un po' pensavo quale potrebbe essere, non ci sono andata neanche vicino, un finale che mi ha lasciato a bocca aperta e devo dire che l'autore ha rischiato il linciaggio da parte di varie persone per questo finale e quindi niente, sono... Ovviamente ve lo consiglio e sono curiosissima di vedere come sarà il prossimo volume della saga. Altro libro letto è Due passi all'inferno di Filippo Mammoli, edito Dark Zone. Questo è un libro autoconclusivo, un thriller. Abbiamo un'email che arriva all'ispettore Carletti. Dove appunto viene, dove gli viene recapitato un messaggio ambiguo composto da due terzine dantesche e lui ha 24 ore di tempo per risolvere questo enigma. Quest'email viene anche inviata a una biologa, Marino si chiama, e appunto hanno 24 ore di tempo per salvare una vita umana. Abbiamo appunto come scenario Firenze, una Firenze che è bagnata da questa pioggia incessante. E abbiamo questa coppia un po' improvvisata che appunto tramite indovinelli ed enigmi deve riuscire a salvare questa persona entro 24 ore. È una storia molto coinvolgente, misteriosa, che mi ha catturato da subito. È una storia che parte subito, che subito ti cattura. In tutta la lettura io mi sono chiesta perché quest'email è arrivata proprio a questo ispettore Carletti e a questa biologa. Come mai? Sono due persone che non si conoscono, sono due persone diversissime, eppure l'email arriva a entrambi e entrambi dovranno collaborare. E quindi questa è la domanda che io mi sono fatta per tutto il libro, una domanda che troverà ovviamente risposta solamente alla fine. Abbiamo una scrittura molto dinamica e scorrevole che non annoia mai e l'autore non si perde in cose inutili, ma va dritto al punto. E riesce a mantenere l'attenzione del lettore alta per tutto il tempo. Questa accoppiata di questi due personaggi improbabili è un'accoppiata che mi è piaciuta, un'accoppiata che funziona. Sono due personaggi che sono ben sfaccettati e anche realistici. E abbiamo appunto questa corsa contro il tempo, una tensione che si accumula man mano che si va avanti con la lettura. È appunto una lettura che mi è piaciuta molto, in più mi è piaciuto moltissimo questa combinazione di thriller e Divina Commedia. Io amo la Divina Commedia, mi piace moltissimo e ho trovato molto azzeccata questa idea appunto di giocare con Dante e la Divina Commedia. Un libro veramente molto riuscito che vi consiglio. Altro libro piaciutissimo, veramente piaciuto molto, è La Valle degli Specchi. La Valle degli Specchi è un libro di Anna di Cintra ed è un dark fantasy. È un libro che a me è piaciuto da morire ed è, credo che sia il romanzo di esordio dell'autrice. Abbiamo Sondra, che è la regina, di questo regno, è una maga potente ed è sposata con Lexus. Ed è appunto convinta di non poter essere madre. Così incoraggiata dal suo consigliere Isaac, che è un vampiro, chiede aiuto al dio della notte, Belial, che appunto esaudisce la sua richiesta, decretando, l'inizio di eventi, drammatici e tormentati. Allora, questo è solo veramente l'inizio della trama, è l'1% della trama. Però è quello che vi basta sapere, perché altrimenti la lettura perde, di sorpresa, ecco. È un romanzo ben costruito, ben curato, è un romanzo avvincente, coinvolgente, è un romanzo che non mi ha mai annoiato e che io ho divorato. Mi è piaciuto tantissimo, è rientrato in uno dei migliori, appunto, finora dell'anno.
È un romanzo che lascia per tutto il tempo il lettore con il fiato sospeso per arrivare poi a un finale che è un finale molto emozionante, un po' la lacrimuccia è scappata, devo dire. I personaggi sono ben caratterizzati, sono ben sfaccettati, sono ben curati e secondo me è il punto forte del romanzo. Tra tutti ho adorato Isaac, che è il vampiro. Mi è piaciuto molto anche perché ha donato a questo libro quel tocco di umorismo e ironia e mi è piaciuto moltissimo. Appunto, i battibecchi che lui ha con Zev mi hanno veramente divertita tantissimo, nonostante sia un dark fantasy. È un libro accattivante, è un libro molto scorrevole che appunto mi è piaciuto tantissimo, che non vedo l'ora di continuare a scoprire. Un mondo ben curato, personaggi ben curati. Non ho trovato un difetto, nonostante appunto sia un romanzo di esordio. E questa autrice, la scrittura di questa autrice, questo libro, mi ha un po' ricordato la scrittura di questo autore. E questo è il mio autore preferito, quindi ha del potenziale. E quindi niente, vi consiglio questo libro che è un autoconclusivo in realtà, però so che ci sarà un seguito, perché appunto chi ha letto questo libro ha chiesto un seguito e l'autrice sta scrivendo il seguito, quindi non vedo l'ora di leggerlo, anche se per quanto mi riguarda può essere tranquillamente un autoconclusivo. Altra lettura fatta nel mese di luglio è stato Come crema al cioccolato. Questo è il secondo ed ultimo volume della dilogia Music Romance scritta da LMP, una dilogia che era iniziata con La panna solo sul gelato, che a me era piaciuto abbastanza, però questo secondo volume mi è piaciuto molto di più. E vedendo le prime recensioni che sono uscite, perché questo libro è uscito veramente da poco, un po' tutti quelli che l'hanno letto appunto hanno detto che questo secondo volume è stato meglio del primo. Allora, intanto ci troviamo 8 anni dopo le vicende del primo volume. È un libro che ha i POV alternati come nella panna solo sul gelato e seguiamo appunto i punti di vista di Nick, Vic e Charlotte, che erano i protagonisti del primo volume e sono protagonisti anche di questo secondo volume. Ci troviamo di fronte a dei personaggi che sono cambiati, che sono maturati, che si sono un po' evoluti rispetto a quello che erano 8 anni prima. Sono dei personaggi realistici, come anche i dialoghi scritti dall'autrice sono dei dialoghi realistici. Qua conosciamo anche il padre di Nick, che è uno dei miei personaggi secondari preferiti, mi è piaciuto molto questo personaggio. Abbiamo poi, ovviamente, il punto fondamentale dei nostri due libri sono appunto Nicholas e Vic, che hanno dal primo libro in realtà una storia travagliata, una storia che anche qua ha sempre mille intoppi, uno dietro l'altro. I due in questo libro finalmente si incontrano. E passeranno per forza di cose del tempo insieme e ne succederà veramente una dietro l'altro, dietro l'altra. Ci sono anche delle cose che sono state un po' inaspettate e che l'autrice veramente ha rischiato di essere strangolata, credo, da tutti, però poi si è salvata con il finale. È un libro che appunto a me è piaciuto molto, è scorrevole, è frizzante, divertente, è scritto bene, è una scrittura semplicissima, scorrevole, delle descrizioni belle ma noiose, anche le descrizioni per esempio degli abiti, che sono una cosa, devo essere sincera, che io di solito salto quando le trovo nei libri, perché non mi interessano. In realtà qua sono delle belle descrizioni che si leggono volentieri. È un libro che a me è piaciuto, ripeto, mi è piaciuto più del primo, ve lo consiglio, vi consiglio la dilogia in generale, ovviamente, perché non si può leggere questo secondo libro senza aver letto il primo.
primo. E niente, se amate il genere, questo assolutamente promosso. Poi, altro libro che ho letto è Reset, L'alba dopo il lungo freddo. Questo in realtà è stato uno degli ultimi libri che ho letto. È scritto da Claudio Secci ed edito Watson Edizioni. È un distopico fantascienza apocalittica. È stato uno dei primi libri che ha scritto in generale, però per quanto riguarda questo genere è stato proprio il primo. Quindi io sapevo già che questa era la sua prima esperienza con questo genere appunto apocalittico di fantascienza barra distopico, e quindi quando io mi sono approcciata a questo libro sinceramente non avevo delle pretese, e leggendolo con quest'ottica e sapendo appunto che è stato il primo esperimento dell'autore, devo dire che il libro mi è piaciuto e che ho promosso, ho dato 4 stelle. Ma di che cosa parla questo libro? Abbiamo il nostro protagonista che è Timothy ed è in carcere per un errore giudiziario. Infatti lui è accusato dell'omicidio della moglie, ma questo omicidio lui non l'ha mai commesso. Mentre è in carcere a scontare la sua pena, un asteroide colpisce la Terra e ovviamente porta delle conseguenze tragiche e devastanti su tutto il pianeta, su tutti gli esseri umani. E Timothy deve appunto riuscire a cavarsela in questo mondo distrutto. Lui nell'anno che appunto ha preceduto la caduta dell'asteroide ha cercato di informarsi come poteva dal carcere il più possibile su come sopravvivere a una cosa del genere. E quindi appunto abbiamo questo scenario apocalittico e questo nostro protagonista che cerca di cavarsela. È un libro tutto sommato che a me appunto è piaciuto, mi ha intrattenuta, non mi sono mai annoiata. È ovviamente un libro scritto con un solo punto di vista, che è il punto di vista appunto di Timothy, ed è un libro che mi è piaciuto. La scrittura l'ho trovata scorrevole, l'ho trovata piacevole. C'è un bello scavo psicologico su questo personaggio, un personaggio ben caratterizzato, è un personaggio che a me è piaciuto. L'unica cosa, l'unico appunto che devo fare a questo libro, infatti è il motivo per cui non ha preso 5 stelle, nonostante appunto tutte le premesse che avevo fatto, ma ne ha prese solo 4, che comunque vabbè è un voto altissimo, è stato perché in alcuni momenti la linea temporale mi metteva un po' in confusione, cioè a volte sembrava che fosse passato un giorno, in realtà era passato un anno, quindi questa cosa ogni tanto mi ha disorientato, però non ha influito sulla qualità della lettura, oppure... in ogni caso la storia si capisce bene, non è una confusione, quindi questo è l'unico appunto che posso fare. Comunque, le cose che deve affrontare Timothy sono dei fatti, degli accadimenti avvincenti che lasciano col fiato sospeso. C'è molta azione in questo libro, è un libro appunto che non annoia. Altra cosa che mi è piaciuto è questa descrizione di questo mondo distrutto, devastato, e anche le descrizioni dei sopravvissuti, delle persone che sono rimaste in vita, sono appunto ben fatte e mi sono piaciute perché rendono bene l'idea di quello appunto che l'autore voleva trasmettere. Abbiamo anche un po' di suspense che non guasta mai, e l'autore ci dà anche un po' di spunti per riflettere appunto sulla civiltà, sulla vita in generale. È un libro che a me è piaciuto, che consiglio. Sicuramente leggerò l'altro libro sempre dello stesso genere di quest'autore, perché appunto è un libro che è uscito dopo, l'autore appunto nel frattempo si è evoluto, e quindi sicuramente se mi è piaciuto questo, che è stato diciamo un primo esperimento, non vedo perché non debba piacermi il volume più recente per quanto riguarda appunto la fantascienza. Quindi sicuramente questo lo consiglio, vi farò poi sapere com'è l'altro libro di quest'autore.
Ok, quindi questa prima parte delle letture fatte a luglio finisce qua perché il video credo che verrà già lunghissimo di suo. Iscrivetevi al canale per non perdervi la seconda parte del video e tutti gli altri video del mio canale. Se il video vi è piaciuto, lasciate anche un like, un commento perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!